Eccoci qua, buongiorno, ma no, ma perché mi va? No. Eccoci qua, buonasera, siamo tornati, chiedo scusa per l'intoppo tecnico di prima, adesso ci ricolleghiamo con Vittorino Meneghetti e continuiamo il nostro discorso. Eccoci, eccoci. Allora, riprendiamo un attimino da capo quello che avevamo lasciato prima, stavamo parlando di come ti sei avvicinato all'allevamento e della tua bellissima razza delle Alpi Apuane, di cui appunto io ho avuto anche l'occasione di conoscere un tuo cucciolo che mi ha colpito particolarmente. Se hai voglia di raccontarci di questo. Sì, allora, diciamo che era una delle cose che mi mancava nel mio curriculum, no? Quindi ho fatto tante cose in cinofilia, credo di aver fatto tutto quello che un addestratore di cani potesse fare e ho così pensato dagli studi che ho fatto, siccome che tutto è partito con i cani da pastore del Neolitico. Che ha forgiato appunto il carattere, le doti di questi cani, e se oggi noi possiamo fare le gare sportive con i nostri cani da utilità, lo dobbiamo ai pastori neolitici che per primi hanno cominciato ad addestrare e allevare i cani da pastore insieme al bestiame, per selezionare una razza di cani da pastore, l'elemento fondamentale era quello di far nascere i cuccioli e crescere i cuccioli in una fattoria. E così mi sono infilato dentro questo progetto 10 anni fa. Ho aperto questa fattoria di 2 ettari sull'Appennino Tosco-Emiliano, in provincia di Massa Carrara. E tra l'altro è anche la sede della mia associazione culturale ACAM, che è l'Associazione Culturale Antichi Mestieri Pastorali. Da lì ho scoperto che esistevano sui pascoli questi cani immacolati che esistevano sul territorio da tantissimi anni, mi sono messo a studiare come sempre e mi si è aperto un mondo. Ho scoperto che questi cani esistevano sul territorio dal tempo dei Romani, quindi già 2000 anni fa c'era un popolo di pastori che viveva lì sulle Apuane e avevano questi cani da conduzione del bestiame. E ci sono degli letterati tipo Strabone, che è un letterato romano al tempo che seguiva le legioni e scriveva di questi cani. Da lì ho cominciato a girare sui pascoli, a fotografarli, a censirli, a misurarli e nasce poi il progetto dell'RSA, presentato poi all'ENCI il 23 giugno del 2020 è stata riconosciuta come razza regionale italiana e da lì allevo i miei appuani nel contesto degli animali. Quindi è un mix di genetica e ambiente che forgia i cani. Quando nascono e aprono gli occhi e le orecchie, sentono gli animali e si crea una interrelazione tra interspecifica, cioè intraspecifica, cioè tra animali di diverse specie, e lì si vede l'attitudine, le doti naturali, le abilità lavorative. È come se io avessi trovato la chiave di lettura per fare dei cani che sono performanti. E uno di questi è finito nelle tue mani, quella cagnolina lì è un fulmine a Sì. lavorare sul bestiame, ma tu hai detto che è un fulmine anche a lavorare in acqua, e poi fa la ricerca tartufi, fa la ricerca cani scomparsi, e io posso essere solo soddisfatto di avere trovato il modo di selezionare dei cani sani, che è la cosa più importante, e performanti nelle doti naturali. E quindi continuo il mio progetto. Devo dire, da un paio d'anni a questa parte,
un certo successo, nel senso che molti mi chiedono che hanno i vecchi Malin, hanno i vecchi Pastoreschi Grigioni e li vorrebbero cambiare con gli Apuani. Naturalmente è un processo lento, ci vorrà un po' di anni, però io penso di riuscire a selezionare dei cani da lavoro a 360 gradi. Bene. Lo scopriremo solo vivendo. Anche se Certo, io però. no, cioè anche se ho 70 anni e quindi spero di arrivare bene a 80 e selezionare tanti bravi Apuani, tutto qua. Beh, è un progetto bellissimo, comunque, soprattutto il fatto di indirizzare verso più discipline, comunque un cane appunto che sia Sì. poliedrico, no? Che possa fare più cose. Sì, Io ti dico. guarda, il mio intendimento è un po' ambizioso, anche se vogliamo, forse un po' megalomane, ma è quello, è il percorso evolutivo che hanno fatto agli inizi del Novecento i pastori tedeschi e i Malin, cioè partendo da un cane da pastore del gregge per trasformarlo in un cane da lavoro a 360 gradi. Se ci sono riusciti con i pastori tedeschi e con i Malin, ho pensato, dal punto di vista un po' presuntuoso, perché non ci posso riuscire io? E quindi adesso ci sto provando. E infatti Caspita. sembrerebbero darmi ragione. Però un vecchio addestratore mi diceva: il cavallo di razza si vede alla lunga distanza. Quindi è un po' presto adesso. Lasciamoli Però fuori, vediamo dove arrivano. i presupposti sembra che ci siano tutti. Posso permettermi? Io credo di sì, poi si vedrà, anche perché i risultati verranno messi su Facebook, sai, Facebook è il bene e il male del mondo, però se tu vuoi far sapere qualcosa la devi mettere lì, stai tranquilla che lì va anche nelle orecchie e negli occhi di chi non dovrebbe andare, però ci va, Eh e questo è Facebook. certo, purtroppo sì, nel bene e nel male, dai, nel bene e nel male. Nel male. Sperando sempre di fare del bene, in realtà a volte leggi quasi solo il male, ma però ci sta. Viviamo in questi tempi e questi sono i tempi dei social e dobbiamo farcene una ragione e usarli bene, però non strumentalizzarli. Non tutti lo fanno, io cerco di farlo nel mio piccolo. Tu, anche tu, perché ti seguo e lo fai nel modo tuo, senza, scusa la volgarità, scrivere cazzate come fanno il No, 90%. Ma io. qualche amico che fa delle belle cose le pubblica, tipo Mauro Augusto, che fa i suoi video, un po' criticato perché ne mette tanti, però lui almeno li mette, si vede che lavora e suda, invece i leoni da tastiera criticano, ma magari non hanno la bava sulle mani dei cani. Chiuso il discorso. Io volevo chiederti ancora una cosa, se è possibile, se mi posso permettere, se hai voglia di raccontarci, anche solo sintetizzando tantissimo, un pochino come, proprio come cresci i tuoi cuccioli, no? Come li socializzi, come li testi quando nascono, al di là dell'ambiente che chiaramente ce l'hai già detto, che crescono, nascono già in un ambiente Sì, stimolante. credo sia fondamentale questo, sì. Sì, guarda, allora, io voglio dire, ci sono gli allevatori che dicono di avere i segreti, io credo che i segreti sono di Pulcinella, secondo me è l'esperienza sul campo, i segreti sono quelli della NASA e quelli dei servizi segreti, secondo me, per cui i segreti non ci sono. Vabbè, allora, partiamo dall'accoppiamento. Cerco sempre di accoppiare due cani che hanno almeno un passato di quattro generazioni che lavorano sul bestiame. Secondo me questo è il primo passo. La seconda cosa che faccio è evitare il più possibile una consanguinità. Al limite accetto la consanguinità di terzo grado, cioè un cugino. Ecco, se il cane merita ed è performante, e hanno una parentela in comune 15 anni fa, no? Diciamo sì, circa sì, tre generazioni più o meno, ci sta. E questa è la seconda cosa. L'altra cosa, con gli Apuani, poi gli altri so che usano le sale parto disinfettate, con 57 lampade di calore, io gli faccio nascere
nella stalla, faccio una cuccia che è una tana nella paglia, è un buco nella paglia. Nascono lì, ho messo dentro un termometro e ci sono 34 gradi senza nessun tipo di riscaldamento. Non ho mai usato lampade di calore, non ho mai perso un cucciolo, sono sempre quelli nati, sono sempre vissuti tutti. E questo la dice lunga sul fatto che almeno i miei Apuani, scusate il possesso di dire i miei, ma gli altri non lo so, i miei Apuani hanno un sistema cardiovascolare stratosferico, non hanno mai problemi cardiorespiratori. Evidentemente, quel modo di nascere con una temperatura che dà la mamma, che la paglia la trattiene, tu sai che i cuccioli per i primi 10 giorni sono ipotermici, no? Non producono calore. E questo fatto qui, secondo me, è stato un po' preso troppo alla lettera. Se tu poi abitui questi cani a nascere sempre con le lampade di calore, è una cosa artificiosa, ma quei cani che nascono con la lampada di calore, io credo che possono essere soggetti a colpi di freddo, sbalzi di temperatura. Facendo così, io non ho mai trovato un problema. Poi, andando avanti, quando i cuccioli hanno una quindicina di giorni, 16 giorni, che cominciano a muoversi, li tolgo e li porto, diciamo, fuori dalla tana, fuori dalla paglia, dal buco nella paglia, perché cominciano ad annusare e a sentire gli animali che si muovono, gli agnelli che belano, gli asini che ragliano, e tu vedi che a livello sensoriale danno delle risposte, vedi che si fermano, girano la testa da una parte, ok, fino a che poi arriviamo sui 30 giorni. A 30 giorni comincio ad allontanarli un pochino dal posto e gli do stimoli, rumori, sempre ambientali della fattoria. Verso i 40 giorni faccio una graduatoria e uso un collarino rosso che metto al cucciolo che reputo il migliore e lo seguo proprio perché è il collarino rosso, lo seguo, faccio delle piccole passeggiate. E loro mi vengono dietro e in queste piccole passeggiate faccio un piccolo percorso, come se fosse un piccolo percorso di guerra, tra virgolette, dove ad hoc preparo degli stimoli, tipo, so, un collaboratore che accende la motosega, un altro che fa cadere un bidone, hai capito? Un cane che abbaia, e lì poi me li studio. Diciamo che a 45 giorni poi faccio la scelta. E qualcuno mi ha detto che sono presuntuoso, però io a 45 giorni scelgo i cuccioli e stabilisco già quello adatto per. Poi magari non tutti ci credono, ma in realtà è così. La cagna di legna a 45 giorni l'ho scelta e ho detto: questa è un fulmine di temperamento, è una cagna che avrà delle grandissime abilità lavorative nella conduzione del bestiame. E così è stato. Poi sai, un po' di fortuna, un po' di culo ci vuole. Certo, l'esperienza sul campo fa la differenza. Questo No, è però io tutto. condivido. Niente, questo è tutto. Non ci sono i segreti. I segreti ce l'ha il KGB, ce l'ha la CIA. Noi siamo persone normali, non abbiamo. No, però condivido con te perché nella mia piccola esperienza di allevamento, sai che io ho allevato qualche 13 anni il Cocker Sì, Spaniel e lo so, infatti. nella piccola esperienza io sono riuscita a tirare fuori qualche soggetto adatto per esempio agli interventi assistiti e anche io seguendo la cucciolata in questo modo sapevo già più o meno intorno a quell'età quello che mi sembrava più idoneo per poter fare quel tipo di attività. Quindi è vero, se li osservi con attenzione e li stimoli fin da piccini, perché anch'io in maniera diversa e con ambienti diversi, ovviamente perché poi sono cani differenti, però li stimolavo fin da piccini piccini anch'io e mi trovo molto in quello che hai detto tu, ripeto, in contesti differenti, però Sì, il succo è lo certo, stesso. voglio dire, quello che ho detto prima, noi segreti non ce n'è. Ho scoperto l'acqua calda, vedi, tu nel tuo piccolo
che hai avuto questa esperienza con questi cani, hai capito anche tu che con questa stimolazione all'ambiente giusto il cane ti parla e ti dice chi è che vuole fare quello? E il cucciolino alza la zampa e dice sì, voglio farlo io. E tu capisci che quello lì è il cane che farà quello. Non bisogna essere un genio per capire. Certo, la passione è fondamentale. Quindi voglio dire, per tornare al discorso dei segreti, chi dice che i segreti di allevamento, secondo me, è uno che vende fumo, punto. Ma sai, questo periodo, diciamo che la cinofilia forse sta attraversando un momento un po' difficile, non so come definirlo. Guarda Denise, io che purtroppo ho cominciato molti anni fa, non credo che adesso la cinofilia vive un momento brutto. La cinofilia è sempre stata in un vortice di imbecillità. Non è adesso ha toccato il fondo. Io ne ho viste di cotte e di crude. Ci credo, sì. E poi lo sai che tu hai letto anche la mia biografia, ho scritto di quelle cose che fanno rizzare i capelli. La cinofilia è quella lì e io mi sono sempre battuto per cambiarla. Non ce la farò, ma però non mollo, non mollo. Finché avrò un briciolo di voce e la testa sulle spalle, continuerò a gridare i miei appelli contro la cinofilia. Guarda, boh, anch'io, io nel mio piccolino cerco di fare un buon lavoro, poi chiaramente sono piccola, 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 quindi ci sarà Vabbè, tanta sai. strada ancora. Tanti piccoli che si mettono insieme. Ricordati comunque, Denise, che le rivoluzioni, anche quelle culturali, è sempre il popolo che le fa, ma il popolo è un insieme di tante piccole persone con le piccole esperienze che poi diventano un ciclone e travolgono tutto. Il popolo è sovrano anche sopra le leggi dello Stato e la storia ce l'ha insegnato, cara Denise, è vero questo. È vero. Hai voglia di così di raccontare? Io starei ad ascoltarti delle ore, quindi possiamo stare qui fino a dopo Accidenti. domani. Dimmi, No, no, io parlo volentieri. Non so se c'è qualche domanda di qualcuno, magari qualche curiosità. Non c'è nessuno che è collegato e ha fatto qualche domanda? No, vabbè, no, non ho dimmi visto per qualche curiosità. aneddoto tu. Qualche curiosità tu, qualche aneddoto tu, che ne so, anche le tue prime esperienze in utilità e difesa, il tuo primo cane con cui hai lavorato, non ricordo del tuo primo cane. Cavolo, il mio primo cane mi fai parlare di 40 anni fa. Beh, storia, storia. Sì, no, certo, ma guarda che io lo ricordo sempre. Io ho una fotografia gigante nel mio ufficio e c'è scritto sulla fotografia un cane che non scorderò mai. Quindi voglio dire, io sono un sentimentale, ma mi affeziono anche agli oggetti, io mi affeziono ai luoghi. Non soltanto alle persone e ai cani. Quindi. E guarda, io nasco come pastorista, anche se oggi con i pastori tedeschi non ho più niente a che fare, e va bene così, non sento la mancanza di avere un pastore tedesco, no, direi proprio di no. Questo mio primo cane, che era un pastore tedesco, era concretizzare il mio sogno da bambino di Rintintin, no? Quando io. Sì, è perché è tutto collegato, cara Denise, non è che le cose sono scollegate nella vita. Oh, io credo che c'è un destino, no? Sai, io ho scritto, la mia biografia è intitolata Il destino si alza sempre mezz'ora prima di te, quindi sicuramente quando io sono nato, in contemporanea è nato mezz'ora prima del mio destino. Il mio destino mi ha segnato dicendo che io probabilmente ho fatto l'addestratore, infatti l'addestratore l'ho fatto. Ed è l'unica cosa, pensa, che ho fatto nella mia vita, non è una cosa da poco questa qua. Perché pensare da bambino di fare addestratore e a 53 anni pensare di averlo fatto, a volte non ci credo nemmeno, ma è così, è la verità vera questa qua. E forse le persone in ogni campo che cominciano da bambini sono quelli che poi sicuramente quando si mettono, si impegnano, danno dei risultati, non so, anche nel campo della musica, no? Vediamo quei bambini prodigio che a 8 anni suonano il violino, cavolo, poi diventano dei grandi direttori d'orchestra. E questa qui è la storia che lo dice, no? Quindi, tornando al discorso del mio pastore tedesco, sì,
Io pensavo che il mio cane, che si chiamava Briggs, fosse un pronipote di Rin Tin Tin, e quindi io ho cominciato con lui pensando di rivivere le avventure che vedevo in televisione con Rin Tin Tin. È da lì che, sì, è così, è così, è un sogno da bambino che si è concretizzato in realtà. Poi mi stupisco, Denise, che dopo 53 anni che faccio questo mestiere, la mia agenda è sempre piena di appuntamenti. Vorrà dire qualcosa, no? Se Penso io di da sì. 53 anni vivo, io faccio solo questo nella vita. Non ho mai fatto nient'altro che addestrare cani, ho sempre vissuto solo addestrando cani. E guarda che non è facile vivere solo addestrando cani, perché non è che si guadagnano miliardi, Quindi vuol dire che per vivere discretamente devi avere una continuità, se no non riesci. Dopo che tu hai addestrato 10 cani, se stai 6 mesi senza avere un cliente, chiudi bottega e vai a mangiare alla mensa della Caritas, no? Voglio dire, invece io sono un uomo fortunato, forse perché la mia passione è rimasta quella del Vittorino di quando aveva 7 anni, ricordarsi che sia quella. E Bello. quindi ho avuto delle grandi soddisfazioni. Negli anni 70 io e il mio cane, nei pastori tedeschi, eravamo molto famosi, eravamo ricercatissimi, mi chiamavano quello che adesso fanno i giovani addestratori che tengono i seminari. Allora non esisteva questa cosa. Ma mi chiamavano a fare delle dimostrazioni nei campi di addestramento con questo pastore tedesco che si chiamava Briggs. Era una specie di commissario Rex di oggi, non so, sai, che faceva Che tutto, bello. qualunque cosa. A proposito di aneddoti, una volta, appunto, in una di queste esibizioni, eravamo nel Pavese, avevo inaugurato un campo di addestramento della SAS, mi avevano invitato e persi le chiavi e il portafoglio, perché c'era un prato enorme dove io facevo dei giochini col cane, mi ritrovavo per terra. Quando è stato il momento di andare via, mi sono accorto che non avevo le chiavi della macchina e non avevo neanche il portafoglio in tasca. Allora, cosa ho fatto? Ho guardato in faccia il cane e gli ho detto: "Oh, bambolo, se vuoi che torniamo a casa, mi devi aiutare." L'ho preso, gli ho detto: "Cerca." Il cane è partito. Io non lo so, non era destinato a fare quello, ma lui l'ha capito. Ha girato per un 20 minuti e ha trovato le chiavi della macchina. E dopo un quarto d'ora ha trovato il portafoglio. Ma davanti a 150 testimoni, in un prato che Caspita. sta a 2000 metri. E quando il cane fa così. E che vuol dire che eravamo una cosa sola insieme, perché io l'ho guardato in faccia e lui ha capito quello che io volevo. Sai, a volte la gente non ci crede, ma quando si dice che il cane gli manca la parola, ma non è una cosa da signora Maria, è vero che il cane gli manca la parola. I cani leggono gli uomini che nessun animale al mondo è in grado di poterlo fare. Quindi il miglior amico dell'uomo è il cane, non è il coccodrillo o la giraffa. Ci sarà un motivo se il migliore amico dell'uomo è il cane. E quella lì è una dimostrazione che io guardandolo in faccia, la mia tensione, la mia emozione di dire: "Oddio, come facciamo?" Oh, io non lo so come ha fatto. Fatto sta che ci sono i testimoni, il cane ha trovato le chiavi al portafoglio. Sai cos'è bello? Sai Dimmi. cos'è bello? È bellissimo che io quello che cerco sempre di dire a chi si approccia a questo mestiere, i ragazzi giovani o comunque chi vuole iniziare questo mestiere adesso, che deve esserci la passione, il fuoco dentro, no? E sentirti parlare, io sento questo fuoco, lo trasmetti, me lo fai arrivare e quindi io. Quello che auguro a tutte le persone che si avvicinano a questo mestiere è di riuscire a sentirlo dentro di sé, perché Sì, è la guarda, cosa che. noi siamo due esempi, no? Io sono un vecchio addestratore, tu sei una giovane addestratrice, anche anagraficamente, no? Voglio dire. Però parliamo lo stesso linguaggio, sentiamo qualcosa dentro che brucia e si chiama passione questa qua. E solo le persone così dovrebbero approcciare gli animali. In realtà la cinofilia è un business che sfrutta gli animali. Io non smetterò mai di dirlo, ma i giovani che sono il futuro della cinofilia devono capire che devono allontanarsi da questa falsa cultura del business a tutti i costi. Prima ci va la passione. Prima ci va la passione, poi ci va
il praticantato, cioè imparare, poi guadagnarsi la pagnotta, e dopodiché l'ultimo deve essere il business. Invece partono subito dal business, saltano la passione, saltano la gavetta, okay, saltano la pagnotta, vogliono essere famosi e ricchi. No, allora devi andare a spacciare la droga se vuoi diventare ricco. Famoso perché sui giornali, è ricco perché spacci la droga. Però la gente Effettivamente. che può diventare ricca con i cani, sì, ma sulla pelle dei cani però. Sì, non si diventa ricchi con i... Non è così, insomma. Anni e non sono mai diventato ricco e non lo sarò mai. Però i cani mi hanno permesso di vivere la vita che volevo e questo per me è un grande vantaggio, sicuro. Forse c'è una ricchezza, possiamo vederla così, una ricchezza non economica, ma una ricchezza di spirito sicuramente, perché Ah sì, io comunque... sono ricco, sì, di spirito, sì, di passione, sì. Quello che io ho imparato vivendo con i cani non lo scambierei con nessuna cifra al mondo. No, Anch'io. assolutamente. Ma queste sono le persone, i cinofili dovrebbero essere come me e te, no? Io sono la vecchia generazione, tu sei la nuova. In mezzo invece c'è tanta fuffa. Ma è così. Vabbè, ci dobbiamo difendere in questo modo. Raccontare le cose che sappiamo e dire agli altri di stare dalla parte dei cani. Sì, è la cosa più importante, infatti è quella che bisogna seguire sempre. Io, guarda, ti ringrazio tanto perché Figurati, davvero mi hai il piacere è fatto mio. un piacere grandissimo e ti giuro, per me potremmo andare avanti fino a domani, ma capisco che non si può, però chi lo sa, magari in futuro senza intoppi tecnici magari riusciamo a fare una chiacchierata più tranquilla Sì, ancora. guarda, possiamo anche fare, considerando i tempi tecnici, magari scegliamo un tema, una materia, e sviluppiamo la materia come se fosse una piccola conferenza online, magari di una mezz'oretta, una materia, con te che mi Dai. fai domande e io che spiego, se ti può interessare. Sempre a pro domo cane, naturalmente. Certo. Dai, allora io ti do appuntamento alla prossima volta, allora magari organizziamo di nuovo un incontro che più avanti. Dai. Più che E volentieri. ti ringrazio tantissimo, è stato veramente un piacere immenso e ti auguro una buonissima serata e spero di sentirti presto allora a questo punto. Grazie. Esatto, dai, saluto alla tua famiglia. Grazie, Ciao. ciao, grazie di tutto. Ciao. 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 Eccoci, è stato veramente un piacere parlare con Vittorino Meneghetti, per me veramente lui, io starei ad ascoltarlo veramente tantissimo perché ha un'esperienza così immensa in ambito cinofilo che ci può, non so, ci può raccontare di tutto perché ha vissuto veramente tantissime esperienze, poi ha fatto tantissimi studi in questo campo e quindi... È veramente la storia della cinofilia, quindi spero che siate stati contenti di poter ascoltare i suoi racconti e io vi do appuntamento alla prossima volta, quindi con la rubrica L'asso a quattro zampe, le interviste dell'asso a quattro zampe, a venerdì prossimo. E poi vi ricordo che potete seguirci sul canale YouTube, su Facebook, su Instagram e sul sito www.radioasso.com. Grazie ancora per averci seguito e alla prossima, buona serata. Il 13 febbraio vivi con noi il World Radio Day, la giornata mondiale della radio istituita dall'UNESCO. Radio nazionali, locali, web ed universitarie, unite per celebrare la radio e il modo in cui riesce a connettere le persone ogni giorno. Sabato 13 febbraio dalle 10 alle 18 vai su worldradioday.it e segui l'evento online. worldradioday.it Per chi ama la radio.